Ragazze, ciao ragazzi, come state? Tutto bene? Bentrovati, ben ritornati sul mio canale, benvenuti in un altro video tag. È un tag in collaborazione con due mie amiche che saluto, Azzura del canale YouTube e Antonella del canale Consigli di Antonella 2. Ciao ragazze, un bacio e grazie per questa collaborazione, mi fa sempre molto molto piacere. Il titolo di questo tag, come sempre ho qui il mio quadernetto, è La mia passione per i profumi Dupe. E quindi sì, parliamo ancora di profumi. So che vi piace tanto, insomma, questi video sui profumi, sui Dupe, sui profumi low cost. Attirano molto, insomma, l'attenzione e quindi, insomma, le mie amiche hanno pensato a questo video da girare in collaborazione, così che tutte e tre possiamo mostrarvi appunto i profumi che possediamo come dupe e quindi poterci confrontare e poterli anche proporre a voi. Allora, cominciamo subito con la prima domanda. Prima di cominciare, vi ricordo che troverete ovviamente in info box il link sia di Azzura che di Antonella, quindi andate a guardare anche il loro video, ma stringiamo. Allora, domanda numero 1: sei una compratrice e quindi consumatrice di dupe? Perché? Allora, in verità io mi sono avvicinata da poco a questo, insomma, mondo tra virgolette non dico dei profumi, ma in particolar modo dei dupe, perché appunto attraverso i video della stessa Antonella, attraverso la molteplicità di video che comunque ci sono su YouTube, ho potuto constatare che esistono sul mercato diverse aziende e diverse tipologie di profumi dupe, quindi uguali insomma a quelli di famosi marchi, che sono veramente molto simili, per cui sono diventata anche io una compratrice e allo stesso tempo anche una consumatrice. Non ne ho tantissimi, però qualcuno l'ho acquistato e mi sono trovata veramente bene. Quindi sì, sono una consumatrice di profumi Dupe. La domanda numero 2: il motivo per cui si è spinti secondo te all'acquistare un profumo copia e non originale? Allora, sicuramente per quanto mi riguarda, non avendo comunque una passione sfrenata per i profumi, quindi non sentendo l'esigenza di comprarne di nuovi, di andare a cercare quelli di nicchia più famosi o quelli più costosi, sicuramente avendo individuato tra quelli insomma molto conosciuti un profumo che mi è piaciuto in particolar modo, ho poi cercato di sostituirlo con i dupe, insomma, con un equivalente di quella fragranza. E quindi il principale motivo è stato sicuramente il costo, perché ovviamente su un profumo originale c'è da spendere un bel po' di soldini, soprattutto se è di un brand molto importante. Su un profumo dupe sono appunto profumi molto low cost e quindi accessibili, per cui posso permettermi di prenderne magari più di uno e sfoggiare comunque la fragranza che è molto simile all'originale. Quindi, per quanto mi riguarda, la cosa che mi spinge a provare dupe sono sicuramente il prezzo e poi, perché no, se trovo la fragranza che ci somiglia tanto, sono assolutamente molto molto più felice. Domanda numero 3: un brand che preferisci che secondo te fa degli ottimi dupe? Allora, non ne conosco tantissimi, vi posso nominare qualcuno perché ho sentito qui su YouTube come Yodei, ma o altre aziende. Io invece un profumo che ho utilizzato come dupe e ve lo mostro, questo qui del marchio Equivalenza. Non lo so se è presente insomma in tutta Italia, ma appunto, come dice la stessa parola, Equivalenza propone dei profumi appunto equivalenti all'originale. In questo caso il mio in questione, che adesso non ricordo quale numero è, sì, è il 144, è il dupe di La Vie en Belle. E devo dire che a tante persone ho sentito dire che questi profumi di Equivalenza sono buoni e io posso confermare che sono molto molto persistenti. Da loro puoi acquistare direttamente la boccettina, questa è una boccettina di vetro, sia in questo formato che 50 ml, poi credo che ci sia anche da 100 e da 200 ml, e ogni qualvolta tu finisci il profumo puoi direttamente riempire la boccettina, quindi non sei obbligato ad acquistare una nuova boccettina. E ti danno tutto loro, boccettina, profumo, e appunto ti numerano poi sotto per ricordarti
appunto a quale fragranza appartiene. E quindi questo per quanto riguarda il brand che secondo il mio modesto parere fa dei buoni dupe. Domanda numero 4. Quali dupe della tua collection, della tua collezione, insomma, sono top? Allora, sicuramente mi sono trovata bene con questo profumo qui, lo Zagara Paradiso, che è un profumo che trovate d'acqua e sapone, un profumo che trovate anche nei supermercati, comunque sia nelle profumerie, ma che è assolutamente il dupe del Velvet Sublime di Dolce & Gabbana. Quindi sicuramente questo è fra i tanti, insomma, fra i tanti, oddio, fra quelli che ho, è quello che più, insomma, mi ha convinta e che veramente, realmente, somiglia a quello di Dolce & Gabbana. Quindi il top, insomma, della mia collezione dei profumi dupe è questo qui, lo Zagara Paradiso, un profumo di zagara, di fiori d'arancio, veramente meraviglioso, profumo molto molto fresco e molto low cost. Domanda numero 5, un brand di profumi dupe che proprio non ti piace e perché? Allora, mi sono trovato un giorno in un negozio, in una sorta di centro commerciale cinese, e c'erano dei profumi a bassissimo prezzo, cioè credetemi, non più di 3 euro, e io ne ho acquistati, non contenta, non uno, ma ben due, e sono questi qua. Questi qua, il marchio è Arcobaleno ed è il numero 91 e il numero 29. Il numero 29 è il Mercury e il dupe di Alien, che io amo particolarmente, quindi Thierry Mugler, e il 91 invece è il profumo One di Calvin Klein. Però ragazze, questa marca, cioè, sono praticamente. Li spruzzate un secondo dopo si sentono, 2 secondi dopo non si sentono più, quindi sono veramente come se fossero acqua, realmente è acqua. Per cui questi, se li trovate insomma nei cinesi, sappiate che assolutamente evaporano come se niente fosse. Quindi quello è un brand che poi non so neanche se sia un brand, insomma, Arcobaleno. A me non sono piaciuti assolutamente. Domanda numero 6, dupe di profumi famosi che preferisci acquistati dal supermercato tipo Lidl o Eurospin? Allora, all'Eurospin ho acquistato questo qui, il Fior di Magnolia, il Violet Sugar, anch'esso è il dupe della Vie Belle, e mi sono trovata veramente bene, quindi prezzo irrisorio, buon risultato, un'ottima fragranza e devo dire su di me è dura. Alla Lidl invece ho trovato che non lo riterrei proprio un dupe, ma è un acqua profumata allo zucchero a velo che mi ricorda tanto la profumazione dello sugar di Acquolina, proprio il profumo zucchero a velo di Acquolina. Quindi lo riterrei quasi, insomma, un dupe, e questo lo trovate alla Lidl. Domanda numero 7. Tra i brand Tesori d'Oriente e Giardino dei Sensi, quali dupe preferisci e consigli? Allora, Giardino dei Sensi non lo conosco, per cui non so dirvi nulla. Tesori d'Oriente, da poco ho fatto anche un video, ne ho tre. Ne ho presi qua adesso due per farveli vedere perché li avete visti anche nell'altro video, ma quello che vi sento di consigliarvi e che preferisco è questo qui, che è Orchidea della Cina, un profumo veramente fiorito, fresco, sensuale, inebriante, dura tantissimo, mi sono trovata veramente veramente bene. Quindi sicuramente tra Giardino dei Sensi che non conosco e Tesoro d'Oriente, insomma, mi permetto di consigliarvi questo, anche perché sono formati da 100 ml, molto piccoli, portabili tranquillamente in borsa, per avere una ventata di freschezza quando vi trovate in giro, in macchina, in autobus, ovunque voi siete. Insomma, questo veramente è un toccasano. Domanda numero 8: una boccetta di profumo simile o addirittura identica a un profumo originale? Purtroppo su questo non so rispondere, nel senso, non possiedo, non ho un profumo che insomma somiglia all'originale. Vi posso però lasciare qui una fotina, adesso ve la metterò da qualche parte, per farvi vedere che invece sul commercio ci sono veramente tantissimi profumi e le boccettine sono veramente identiche a quelle originali, cioè proprio da scambiarle quasi. Io però personalmente non ne ho.
Domanda numero 9. Quali tra questi brand, quindi Yodema e Verset, preferisci e perché? Anche qui mi trovo, insomma, a non sapervi dare una risposta definitiva perché non li ho mai utilizzati né l'uno e nell'altro. Di Yodema ne ho sentito parlare, insomma, abbastanza bene qui su YouTube. L'ho visto qualche volta dal parrucchiere, credo di averle visto da qualche altra parte, ma fino adesso, insomma, non mi ha spinto la curiosità di provarli, nonostante anch'essi hanno un prezzo veramente, insomma, molto molto low cost, per cui non so dirvi, insomma, quali tra i due preferisco, perché non li conosco e non li ho provati nessuno dei due. L'ultimo dupe acquistato, le tue impressioni. L'ultimo dupe che ho acquistato, se devo essere sincera, è proprio quello di The Solid Oriente, perché appunto ho girato anche il video ed è questo qui, il Byzantium. Vabbè, che dire, il packaging è veramente formidabile. La profumazione, allora, è un profumo molto aromatico, è un profumo che ha veramente una nota e un'essenza talcata, a me ricorda tanto il borotalco spuma di champagne. Ed è un profumo che ne va spruzzato veramente molto molto poco, perché si sente per tutto il giorno e anche più, e si sente anche tanto. Quindi, ad esempio, per quanto mi riguarda, che sono un po', insomma, più sensibile a quei profumi forti, perché mi viene subito mal di testa, è un buon profumo, ma ci vado cauta. Però sicuramente è un profumo, insomma, che ha il suo perché, che lascia veramente la sua nota proprio persistente addosso, la sua forte aroma aromatica. Quindi questo è quello che mi sento di queste, insomma, sono le impressioni sull'ultimo dupe acquistato. La domanda numero 11 è: tagga 5 amanti di profumi dupe. Escludendo appunto le mie amiche, mi sentirei di taggare, allora, sicuramente Gigia Topax, che non mi ricordo adesso il nome del canale, ma magari poi lo lascio scritto in info box. Taggo anche Marisa del canale Chiacchiere sul Divano. Taggo Caterina del canale Sontina F. Taggo Sonia del canale Sonniso. E Jessica del canale Geggia Channel. Quindi, insomma, un po' anche le ragazze del gruppo The Colors of YouTube. Quindi, comunque sia, sentitevi libere. Anche Sara dell'Angolo degli Arcani. Fate questo tag, perché è veramente, insomma, profumoso e carino, come ovviamente i tag che contraddistinguono, insomma, le idee della mia amica Antonella. Niente, ragazzi, il tag finisce qui. Fatemi sapere, come sempre, cosa ne pensate. Vi aspetto con i vostri commenti. Io vi saluto, ci vediamo al prossimo video. Ciao!